Ciao Vincenzo, sei sempre il primo e il secondo, mi fa piacere. Ciao ragazzi, Riccardo, Jeff, Sex. Ciao ragazzi, come state? Arriva anche Fedez? Non lo so se arriva Fedez. Fedez sta testando lo studio che abbiamo finalmente finito. E ieri abbiamo fatto le ultime installazioni, non in live perché erano abbastanza complesse, nel senso che c'erano software da installare, cose varie, perciò. E così. Come state? Tutto bene? Come procede la quarantena? Follia? Ciao Walter. Qui siamo sempre solo all'inizio, vediamo la curva che va su abbastanza lentamente in California rispetto a New York. Una robetta così, tastierine, schedine audio. Beh, in effetti, rispetto al mio studio, è veramente una robetta così, però. Ragazzi, oggi, poi, fra poco, avremo anche come ospite Antonio Baglio, mio carissimo amico, ci conosciamo da, oddio, potrei fare anche dei calcoli, dal 2000 e forse anche prima. Dal 2000, 2098, forse lui se lo ricorda meglio di me, però insomma diciamo da 20 anni. Mastering engineer più famoso d'Italia, ora trasferito a Miami con il suo studio. Ecco, lui è uno dei pochi casi che non avrà un home studio a casa, ma avrà lo studio di mastering vero e proprio a casa. Perciò vedremo cosa vuol dire avere insonorizzazione in una stanza e comunque un sistema di ascolto tale che ti permetta di masterizzare i dischi. Rocket Penguin, ciao Eddie, come stai? Sono pazzo di Escuchame, anche a me piace molto della nuova. Vuoi vedere che vince due volte Vincenzo? Potrebbe, oh, se piace a tutti, se piace a noi, potrebbe anche vincere. Chi lo sa? Ciao, come state ragazzi? Ah, DRRTTMX, mi sono dimenticato il tuo nome, bello il remix, l'ho sentito, prima o poi adesso lo postiamo, magari potresti tu fare già un video del remix e io lo riposto. Ha fatto un remix del primo brano di Vincenzo che ha vinto il contest la prima settimana, un remix dance. Can you play season 2 di magari Instagram, ma va. Oggi pubblico la mia, Simona, ti vedo, ti seguo, dai, che la stai facendo super reggaeton, bella. Deve ancora uscire la mia, All is good in New York City. Un abbraccio anche a te, Eddie. Stay safe. E perciò ragazzi, intanto che aspettiamo Antonio, qualcuno di voi vuole farmi vedere il proprio home studio? E io mi collego direttamente a lui e così me lo fa vedere e se posso dare qualche consiglio lo do, se no magari è più bello del mio e non do nessun consiglio. Qualcuno vuole farmelo vedere? Ditemelo. Fatemi direttamente una richiesta se volete. La mia ormai è vecchia, però era bella, me la ricordo, Jojo in Wonderland. Era bella. Ma saranno tutte belle, secondo me non è arrivato niente di brutto se le avete viste. Magari qualcuno era più intonato, qualcuno un po' più stonato, qualcuno ha la strutturata più come una canzone, alcuni meno. Però, devo dirvi, ho le focale. Eh beh, le ho crescente, se hai le focale non sei messo male. Domanda sui monitor controller, c'è una differenza sostanziale tra top di gamma, tipo Avocet, Grace? Allora, no, Johnin. Ma Johnin, secondo me dovremmo fare un live io e te, perché tu fai sempre delle domande non solo pertinenti, ma mi fanno capire che probabilmente è uno studio molto bello. Comunque, io ho avuto il Cransong qui a Los Angeles per diversi anni. Poi in Italia ho sempre avuto l'M904 della Grace e a un certo punto io sono passato di nuovo a Grace qui perché sono troppo innamorato dei Grace, del M905 in questo caso, e l'ho fatto comprare anche a Jaime, come avete visto. Dunque, a livello sonoro non c'è differenza, nel senso che sono tutti super top. Dave Hill, che sta dietro al Dave Hill, che sta dietro la Cransong, è diciamo uno dei luminari dell'audio digitale. Lui,
Hutchinson, che stava dietro a Manly, che poi si trasferì a Singapore per lavorare con la Fredenstein, e poi ha lavorato con Rupert Neve, e ora lavora, mi sembra, per Radial in Canada. È anche lui un altro guru del digitale, pur avendo sviluppato tanti prodotti analogici per la Manly, uno su tutti lo Slam, che io comprai, e che tra l'altro integrava un convertitore, c'era un'opzione di integrare un convertitore a DDA fatto da una ditta svizzera, ed era una delle prime ditte a inventare un convertitore senza clock, o meglio con un processore all'interno invece di un quarzo semplice, che era in grado perciò di ricloccare qualsiasi sorgente, e perciò se per caso c'era un drop nel clock esterno di rigenerarlo internamente, giusto per fare un excursus su come Dave Hill Hutchinson, questa gente che io ho conosciuto personalmente diverse volte qui a Los Angeles nei primi miei viaggi a Los Angeles, siano luminari di tutto. Mi ricordo i loro discorsi su come catturare i primi campioni dei transienti una volta convertiti in AD, e che quella fosse la cosa più difficile per migliorare un convertitore analogico digitale. Detto questo, perciò Cranston è top come suono, e lo stesso lo è Grace. Le differenze sono nella facilità di collegamento ad altre macchine. Grace è molto più semplice. Il back panel di Grace è pieno di connessioni interessanti, cioè ha già una connessione per attaccare un AES fixed output, perciò per attaccare un sistema di metering professionale come quello che io sia in Italia che a Los Angeles, il TC Electronics TM9, perciò posso attaccare in digitale tutto ciò che entra nel Grace. A seconda della selezione degli input viene buttato fuori da questa AES output, che mantiene il livello e non dipende perciò dal livello del knob, del volume. Perciò la cosa c'è lo stesso su Cranston, ma bisogna acquistare un custom cable fatto da Dave Hill. Perciò il concetto è che Grace è molto più veloce ad assettare. Poi Grace ha un sacco di opzioni interessanti per quanto riguarda la connessione direttamente in USB. Si può attaccare come un'interfaccia audio in USB, e tutti i monitor sources ritornano poi attraverso lo stream USB all'interno del computer. Perciò diventa quasi una scheda multi-output e multi-input. Non quasi, diventa una scheda multi-output e multi-input. Peccato i plugin solo per Pro Tools. In che senso? Vabbè. No, beh, i plugin che vedi, quasi tutti ci sono anche, non solo per Pro Tools. E perciò, per finire, diciamo che Grace, un altro vantaggio, l'M905, ha il monitor della pressione dB con un microfonino sul remote controller, ha due prese cuffie, una sul remote e una sulla unità centrale. Poi un'altra cosa interessante, il Cranesong, per accedere a un Q output che non sia già preamplificato, bisogna anche là avere un custom cable. E mentre nel Grace ci sono già la possibilità di usare la preamplificazione, tra l'altro ottimi preamplificatori cuffie, sia sulla rack unit e sia sulla remote, ma anche c'è la possibilità di avere un feed, non preamplificato, che va mandato a un preamplificatore cuffia che sia nella sala di ripresa. Migliori library proprietarie di Native Instruments? Ma tutte, tantissime, non lo so. Cioè, proprietarie nel senso fatta da Native Instruments, o posso dire anche le third parties? Me ne faccio vedere un po'. Ve le avevo già fatte vedere, adesso lo apro qui a caso su un input. Ma, per esempio, la nuova Strand Acoustic, chitarre acustiche, sono bellissime. Consiglio per un piccolo MIDI controller con pads? Oddio, la Kai? Forse Theo Ambrosin? Perché ha pads, io non ce l'ho qua con pads, perciò mi viene in mente che la Kai ha sempre dei bei pad, e sia l'MPK Pro Mini, quella tazza è Amber, si chiama Amber la tazza, io ormai venderò le cose, questo è il futuro, che venderò, si chiama Amber, la trovi online, è stato un regalo di Dave Pensado, shout out Dave. Perciò ecco, per dire, Grace e per finire, Grace e Cranesong sono tutti e due allo stesso livello. Io preferisco Grace per le opzioni che mi dà in più. Ho visto che hai aggiornato anche tu il nuovo EQ Massenburg. Mi dà problemi nel senso che a random si ha zero nella session. Sto cercando di capire qual è il problema. Francesco Marzora, a me io non ho ancora avuto questo problema. L'unica cosa che posso dire è che da un lato sono contento che finalmente Massenburg abbia aggiornato e ha messo queste funzioni un po' più moderne, che mi ricordano molto FabFilter. Trovo che l'implementazione di queste funzioni non sia efficace come FabFilter. E mi fa anche capire che
Il coding ovviamente è sempre più importante, nel senso che non si può dire niente del Massenburg come suono, suona ancora meglio se fosse possibile, lo uso principalmente per il suono, ma l'interfaccia grafica non è a livello delle ultime cose di FabFilter a mio parere. Mi piace il suono iniziale su TVTB di Fedez, cos'è? Oddio, qual è? Era una base che feci io e che poi insieme a Danti sviluppammo l'idea di fare una cosa molto simile, chiaramente una cosa ispirata al pezzo di Lil Pump Kanye in italiano. Non mi ricordo il suono iniziale, posso anche provare a sentirlo, te lo posso, perché non mi ricordo. Se lo sento magari mi ricordo subito con cosa l'ho fatto, a parte che forse ho le sessioni qui, potrei anche aprirle. Un giorno potremmo fare questa cosa bella, se vi piace, che sentiamo. Ma quale suono intendete? A questo? Ah, sì, sì. Oddio, non mi ricordo, era qualcosa... Non mi ricordo, sarà il modulare insieme a qualcosa di VPS Avenger al tempo. Tu, quella roba lì. Non vedo l'opzione per chiederti il live. Se hai tempo ti faccio vedere il mio studio. Ok, Johnin, ti chiamo. Go live with Johnin. Ma poi come si dice? Johnin? Adesso vi faccio vedere. Ehi! Eccoci, ciao. Come ti chiami? Ciao Michele. Giovanni. Ciao Giovanni, come stai? Da dove ci chiami? Sembra Raffaella Carrà. Mi collego da Londra. Ma dai. Sì, esatto. Allora, raccontaci un po' la tua storia al volo proprio, cioè come mai sei a Londra? Allora, io lavoro qui in tutt'altro, cioè faccio, diciamo, marketing, non quindi musica. Però diciamo che ho sempre avuto passione come appunto mixing audio, prima musicista, quindi diciamo che sì, nel tempo libero faccio un po' di mixing. Ma cosa facevi, cioè prima dicevi, hai avuto cosa, band o semplicemente producevi pezzi? Cosa hai fatto? Sì, diciamo, ho cominciato a suonare chitarra e in varie band, poi mi sono spostato a produrre principalmente elettronica, quindi techno, house. Quanto tempo fa? Questo 10 anni fa circa. Ma quanti anni hai, Giovanni? 29. Ok, perciò hai cominciato presto anche tu, 18-17 anni a fare. Sì. E poi, diciamo, più recentemente invece mi sono un po' più specializzato nel mixing. Certo. E solo nell'ultimo anno sto, diciamo, scrivendo un po' su via Instagram. Canzoni? Sto scrivendo a qualche possibile cliente per cercare di fare qualche mix. La seconda domanda era, facci vedere, che belle bianche, cacchio, le ho viste anch'io bianche le MTM. Sono le MTM o le micro? Sono le micro, sì. Cacchio, sì. Che belle bianche. Ammetto che le volevo nere, però c'era uno sconto sulle bianche. Allora, ascolta, guarda che io ho le nere qui, ce le ho nelle cose. Ti mando le nere e tu mi mandi le bianche. Esatto. Solo che non so adesso con la pandemia quanto facile sia spedire le cose, se no veramente lo farei subito. Sì, comunque ho già che come posizionamento è abbastanza pessimo delle high loud lì, perché diciamo che con i bassi mi tremano. Quindi... Beh, almeno però hai messo giustamente i Twitter all'esterno, che le cose che io stesso, gli errori che ho fatto sempre all'inizio, quando non sei un cazzo che metti, non sai tweet, ma sì, sarà la stessa roba, metti Twitter all'interno di colpo, sì. Tutte le immagini esterne diventa una merda. E quindi sì, e devo rimonito controllers, perché come vedi io ho questo piccolo drummer qui. Bello, lo conosco, sì. Come ti trovi? Mi trovo molto bene, a parte che dopo pochi mesi mi si è rotto questo tasto qui, diciamo AB, si è staccato. Certo. E, no, mi trovo benissimo come funzionalità, però appunto mi chiedevo che differenza a livello di audio ci possa essere tra una cosa che comunque costa £300. Certo. Con un Avocet o Crane e ne costa 2.000-3.000. Sì, secondo me,
c'è una bella differenza, nel senso, c'è una bella differenza. E devo dirti che questa differenza non è ancora, secondo me, totalmente compensata neanche da, possiamo ben capire anche dai soldi che costano, del prezzo, neanche da questa interfaccia. Per esempio, l'Apollo X4, che in teoria ha i convertitori nuovi della X6, della X8, insomma, delle nuove Apollo, che io ho anche in studio, tra l'altro, un Apollo di quelle nuove AREC. È bella perché costa relativamente poco rispetto alle funzionalità che ti dà anche quelle di monitor controller, con fino a 3 addirittura casse e tutto, la faccio anche rivedere, ma a mio parere anche a livello di suono non è ancora, non si avvicina ancora a Cranesong o a Grace. Certo, sai, in quella situazione in cui siamo noi, questa è oro, anzi è fantastico. Ovvio. Io mi sto trovando benissimo, nel senso, non avrei problemi a continuare a fare dischi con questa. Però se tu mi dici meglio questa o meglio quella, sia per funzioni sia per suono, mi sembra che non ci sia paragone. Qua certo. Io sento qualcosa di scuro, di molto denso, che può essere anche piacevole, eh? Cioè è un suono piacevole che viene dall'Apollo X4, ma non mi sembra neutrissimo. Poi sai, io non, cioè, può essere tutto, perché la stanza, il nuovo ascolto, però insomma mi sembra un po', ormai è quasi 10 giorni che sono qua dentro. Sì. Insomma, però ecco, vabbè, io ti consiglierei, se uno ha i soldi e la possibilità, io andrei sulla M905 e ovviamente prenderei quella con i convertitori, perché la cosa più interessante è proprio avere un unico convertitore, ecco, in cui tutto passa attraverso, tu colleghi in ottico il computer, colleghi l'uscita della scheda audio, in modo che semplicemente switchando gli input tu ascolti sempre attraverso lo stesso DA, che è la cosa fondamentale. Sì. E con Antelope hai mai... Ho avuto tutto di Antelope, ho avuto Atomic Clock collegato alla Trinity, ho avuto due, addirittura ti dirò di più, due Atomic Clock, due Trinity, una in Italia e una a Los Angeles, poi ho fatto l'upgrade al 10MX, al nuovo Atomic Clock, e a un certo punto una persona chiamata JCF Audio, un grande, a me, a mio parere, un genio del manufacturing di convertitori, che abita a Nord Hollywood e che sta a Nord Hollywood, venne a farmi sentire la JCF Latte, scritto proprio latte come diciamo noi, okay. Ed è un convertitore due canali a DDA solo, che costa 8.000 e qualcosa dollari o anche di più, e mi ha fatto ripensare tutto, nel senso che ho capito. Allora, si potrebbe fare 3 live sul clocking esterno e su come Antelope ha quel tipo di suono lì. In poche parole, insomma, io sono tornato verso una situazione di nessun master clock esterno, di loop sync di Avid e di un grande convertitore trasparente come Latte, che è il mio convertitore sia di mastering e anche di recording chain, sia che sia vocal chain, sia che sia guitar chain. E perciò ho venduto tutto. Diciamo che in poche parole... dietro Antelope c'è un genio matematico, c'è una persona che sta nell'est Europa, che ha trovato una maniera che distorcendo il clock, perciò il clock non è perfetto, il contrario, è molto imperfetto, ottiene dei risultati eufonici. Perciò niente in contrario con questo. Serve molto, può servire molto, se ti piace quella curva, quel suono che ottieni, se tu registri band, se hai 32, 16 input AD, quando io avevo il Mothership di Burl e avevo l'Antelope, ovviamente già il Burl suonava benissimo, con l'Antelope che in qualche modo distorceva il clock e lo rendeva ancora più analogico, se avessi registrato una band con 16 input contemporanei, ovviamente questo il risultato eufonico si sarebbe sommato su tutti gli input, capito? Io che se faccio più le cose in the box o comunque al massimo registro una tastiera, non mi serviva più, e era anche in qualche modo un trick che non mi piaceva, perché poi influiva anche sul DA, ovviamente, e io sentivo sì meglio, ma solo io sentivo meglio, perché poi chiunque, qualsiasi altra persona che avesse ascoltato il mix fatto da me, non aveva quel clock, capito? Perciò non avrebbe... Insomma, l'ho detta molto semplice, anche commettendo degli errori di passaggio, però diciamo, ecco, sono... Però detto questo, niente in contrario contro Antelope o contro la loro qualità, soprattutto rispetto al prezzo, che è incredibile. Sì, no, infatti, perché so che sono molto forti sui clocks, appunto. Sì. A livello top, anche se su quell'argomento ho molti dubbi, sì. Cioè non capisco se sia... utile solo quando si interfacciano più interfacce digitali, o anche solo, diciamo, se uno ha una sola interfaccia possa avere senso avere un clock esterno.
No, se hai solo un'interfaccia, il mio consiglio, però ripeto, non sono né un manufacturer di hardware, sono uno che però ne ha comprato tanto in 30 anni, perciò il mio consiglio è, a meno che, cioè c'è un a meno che l'interfaccia non sia veramente cheap, veramente, cioè, proprio, allora sì, allora un clock esterno può aiutare qualsiasi cosa, ma in quel caso lì io userei il clock interno e andrei bene così, capito? Non avrei altri... Ottimo. Se poi, varia dalle situazioni, se è una situazione molto complessa, con otto, io a un certo punto avevo raggiunto le... te lo voglio dire, 12 interfacce a Milano, perciò 16 input, perciò avevo 192 input, se non sbaglio, e in quel caso lì è chiaro che non usavo più il loop sync perché avevo appunto l'antelope, e in quel caso lì quello poteva essere utile, soprattutto nel caso registrassi molti input contemporaneamente. Però anche lì si potrebbe entrare in un discorso più dettagliato, nel senso che se tu vuoi il clock più pulito al mondo, c'è Abendroth, che costa la bellezza di $33,000, che io ho conosciuto personalmente, è un giapponese che è venuto al NAM e me l'ha portato in studio, e ovviamente non ha nessun senso al giorno d'oggi spendere $33,000, a meno che tu non sia uno studio di post-produzione e che hai 20 macchine a cui colleghi un clock comune e che soprattutto ci puoi rientrare da quella spesa, perché persino per uno che fa questo lavoro ad alto livello come me, come Pinaxa, ammortizzare $33,000 per un master clock, non so, ci metti 3 anni, 4 anni, capito? Certo. Cioè. Sì, sì. Però ecco, dico, se uno vuole cercare il clock più pulito al mondo, quello lo è, capito? Okay. E si chiama Abendroth, lo scrivo anche qui se volete andarvelo a vedere, perché è una curiosità. Insomma. Tra l'altro lui... ha appena fatto anche un convertitore che include anche il clock, non bello come il Master Clock originale, ma insomma che costa anche quello $34,000-$35,000 il convertitore. Sì. Io penso che quando me l'ha portato non volevo provarlo, perché ho detto, ma se mi piace, cioè... Il mitico Davry Gold l'ho usato. L'ho avuto per tantissimi anni. Sono partito dal Mark II, ho comprato il Mark III, ho comprato l'MX e poi ho comprato anche il DA924 a un certo punto. E per tantissimi anni sono stati la mia mastering chain, e la mia mixing chain. Poi mi sono proprio rotto le balle sentendo il JCF. E ho detto no, non voglio andare verso più la direzione del Lavry. Il Lavry era bello perché la parte analogica la potevi clippare, tutti lo sanno, insomma ormai lo sanno tutti, il Lavry AD potevi clipparlo fino a 6 dB in più circa RMS rispetto a qualsiasi altro convertitore. Quello era il trucco. Io lo vidi la prima volta allo Sterling Sound nel 2005, quando andai a masterizzare Buon Sangue di Jovanotti, e lo nascondevano in tutti i mastering room dietro nel rack. Sai che i rack molti hanno il montaggio dietro? Lo tenevano dietro. E io dicevo, ma perché questa gente monta dietro questa roba? Non capivo niente al tempo. Cioè, insomma, vedevo... E ho detto, ma non sarà mica un convertitore, non avrà mica qualche segreto. E comprai a scatola chiusa, usato, un Mark II Lavry da un negozio che si chiama Calistro Music, che sta in Upstate New York. E mi arrivò invece di $6,000-$7,000, lo pagai $3,000, che era comunque una cifra fuori di testa per me. Io era il 2005, avevo appena fatto il secondo disco, terzo disco di Tiziano, cominciavo a ingranare bene, però come voi forse potrete immaginare ci si mette tanto per cominciare a guadagnare veramente soldi nella musica, e poi a me non, insomma, vabbè, non interessava più di tanto. Detto questo, comprai questo a scatola chiusa, e quando io al tempo avevo già un setup outside the box che mixavo col Chandler Mixer, ero un fan di Chandler, conoscevo personalmente Wade, che è il proprietario di Chandler, e avevo comprato un po' di tutto, già da il primo, tutti i preamplificatori, il compressore, avevo già forse il Curve Bender, l'equalizzatore, vabbè, avevo un po' di tutto. E a un certo punto comprai il mixer, ed era molto bello, molto scuro, molto denso come suono, e in quel momento il mio mixer andava... Scusa, sto parlando solo io, Giovanni, finisco al volo. Vai. E questo mixer usciva e andava dentro Universal Audio 2192, che era tra l'altro bellissimo, che è il precursore del Mothership, perché poi... chi ha fatto il Mothership si è basato sul design della Universal Audio 2192, convertitore AD a due canali. Praticamente mi ricordo che arrivò il Lavry dall'America, lo misi in parallelo in modo che potevo sentire la differenza tra la 2192 e il Lavry, e rimasi, non capivo qual era, cioè a livello sonoro sicuramente era più bello, ma non è che fosse il giorno e la notte. Poi a un certo punto cominciai a aumentare l'output del Chandler Mixer, e a un certo punto la 2192 cominciava a clippare in maniera brutta, no? Cioè proprio clip digitale. E il Lavry non clippava. 6 dB in più, proprio di scatti, 6 scatti in più. Tipo guadagnavi tantissimo. No, e perciò cos'è? Quello è poi il segreto di tutti i mastering engineer, dei mixing engineer, per 10 anni, 8 anni. Perché la gente non doveva usare plugin, limiter, follie che distruggevano il suono, ma in qualche modo andando contro il convertitore, clippando il convertitore, c'era qualcosa nella fase analogica che
lo faceva suonare senza clippare. Poi ovviamente Lavri aveva anche degli algoritmi digitali di emulazione del NAS, lo chiamavano loro, che non era vero per niente, che era una specie di limiter digitale velocissimo che aumentava ulteriormente il livello. Ma quello con l'avvenire dell'MMX io non lo usai più, perché è un suono che stancava, capito? Non so come dire. È un suono che stancava. Perciò, esatto, JCF, bravo, l'hai scritto. E perciò, ecco, tutto questo percorso per dire che a un certo punto tutti noi ci stanchiamo, soprattutto le cose digitali, il suono è, dopo 5-6 anni che le usi, è come se io mi stancato di sentire le cose che passavano attraverso il convertitore del Lavri e anche di sentire le cose cloccate all'Antelope. E perciò passai al JCF anche per questo, perché fu l'opposto, una cosa molto trasparente. Sarà sentivo anche Pino che vecchi che diceva le cose trasparenti. Stessa cosa. Infatti sentivo Pino in un seminario che ha fatto su YouTube con anche Junk, che pure lui ha usato il Avri per tantissimo, poi è stancato e non lo usa più. Invece, appunto, a proposito di clipping, che una volta ti avevo chiesto di intersample clipping, e come riconoscerlo, diciamo, quali sono le linee guida sull'intersample? Allora, ci sono dei limiter che sono molto digitali da usare alla fine della catena, che sono molto più, come posso dire, attenti all'intersample clipping, e alcuni meno. Su questo vorrei poi far intervenire Patrizio, che lui sa tutto, come avevo già detto, perché lui controlla poi con RX, c'è la funzione per controllare se c'è intersample clipping molto, molto precisa con Isotope. Però io sono sicuro che Nugen, il limiter di Nugen, gli ISL2, quello sicuramente, non, se tu lo imposti che non faccia clipping, non fa intersample clipping. Okay. Ovviamente però il Nugen non suona bene, cioè proprio perché intercetta l'intersample clipping, non è alto come altri limiter. Perciò secondo me, e poi c'è, aspetta, un altro che Patrizio sa sicuramente, non so se l'Oxford limiter di Sonox, sicuramente quando utilizzi l'opzione quella recon, non mi ricordo, la ricostruzione dopo il clip, insomma, in poche parole non clippa. Però dopo lo chiediamo a Patrizio e ci dà lui una, come si dice, una magari lo sa anche Baglio. Adesso tra l'altro vedo se Baglio è online, lo coinvolgo. Comunque Gianni, mi ha fatto piacere innanzitutto vederti, poi tanto qua saremo mesi a fare conversazioni. Grazie mille per ma figurati, grazie a te anzi per guardarlo tutti i giorni. Bene, perfetto. Dai, a presto, eh. A presto. Ciao. Vediamo se c'è Antonio. Posso chiedere anch'io una diretta per una chiacchierata, intervista su alcune cose? Certo, Michele, voglio prima vedere se però c'è Antonio. Vabbè, ma dai, ma perché gin tonic dite cose? Cioè, siamo tutti nella stessa barca, ragazzi. Secondo me, haters, no haters, a me, vabbè. Tevere, a me piaceva, anche Tevere. Allora, aspettate che vedo se riesco a beccare... ma il remix di Pamista anche su Spotify? Non lo so, sinceramente. L'ha fatto questa persona che oddio, adesso non so se pubblicare anche remix diventa una follia. Io lo retwitterei, magari lo metterei sul mio IGTV. Dunque, scusate che sono un po' handicappato. Antonio, dove sei? C'è anche Donato, ma dai, Donato, mitico. Fabio Migliorati, mitico di acustica. Eccolo qua. Tac. Forse arriverà Antonio. Sarà ovviamente a masterizzare, eccolo Antonio. Come stai? bene, tu? Tu di tutta questa situazione sei l'unico che dice a me non mi è cambiato niente, perché il mio studio ero già perfetto. Con la mastering da 4 anni. No, esatto, io lo studio ce l'avevo già in casa, l'avevo già fatto bene, con le casse super top, tutto figo, perciò a me non è cambiato niente. Insomma, dai, le super top erano al Nautilus. Adesso... Beh, insomma, dai, facci vedere, senza dire niente, facci vedere subito. Qualcosa. Stavo seguendo l'ultima parte della conversazione sull'Atomic Clock, sull'Avri, sul momento Lavri, eccetera. Madonna, eccetera. Come abbiamo attraversato tutto. Beh, poi scusa, non ho finito la storia velocemente, che poi mi ricordo, arrivò a me la prima telefonata che feci fu ad Antonio e a Pinax, dicendo: ragazzi, qua c'è qualcosa che non va, non capisco, continuo ad alzare il livello e... No, cioè, quello è il massimo, è come, non so, per uno che gli piacciono le macchine, che si compra la Ferrari, esatto, e deve dirlo a tutti, cioè, esatto. È una roba...
E perciò mi ricordo che poi tutti voi, no, tutti noi ce lo compriamo tutti insieme praticamente. Ah sì, tipo Mauro Di Lachi era la persona più contenta del mondo perché nel giro di 2 giorni... Ma hai dato una bella idea che bisognerebbe... Scusa se ti interrompo, è tremendo interrompere, poi soprattutto via Instagram. No, però mi hai dato un'idea che voglio chiedere a Mauro di intervenire uno di questi giorni perché Mauro ci potrebbe raccontare delle storie incredibili. Vabbè, vai, vai. Era cos'era? $8,000? $8,000? Sì, sì. Esatto. Mi vergogno. Esatto. Beh, allora, innanzitutto ciao a tutti, e io sono il masterizzatore in casa ormai da... Vabbè, però... dai, no, io non ho fatto neanche presentazioni perché basta scrivere il tuo nome, multiple Grammy winners, Latin Grammy winners, insomma, ci sono pochi mastering engineer come te nel mondo, sinceramente. Grazie. Nel mondo, che hanno vinto tutte le cose che hai vinto tu, che fanno questo lavoro da ormai quanto? Oddio, ho fatto i primi mastering nel 1989. Ecco, non riesco a fare il conto, però 31 anni... Non lo so, neanche io lo voglio fare. Vabbè. Sono 30? Sì, dai. Più 31, mi sa, 31, addirittura. Sì, sì. Sì. Abbiamo festeggiato qualche anno fa con Pinaxa il 30° anniversario del... Perché io e Pinaxa siamo stati assunti al Logic Studio lo stesso giorno. Questa famosa storia che è così. E poi, sì, ho attraversato il mastering di tutte le fasi del mastering possibili, no? Cioè, quando... No, beh, dai, quello solo per il vinile non ci sono arrivato in tempo. No. Perché comunque, esatto. Dovete sapere che il mastering è cominciato perché i mix... E non potevano essere trasferiti linearmente sul vinile perché non suonavano uguale, e quindi praticamente c'erano delle persone che alla cieca facevano delle equalizzazioni in modo che poi dal vinile il mix suonasse uguale al mix. Certo. Capito? Poi è partito il CD, è partito l'epoca delle cose. Interessante, ascoltandovi fare discorsi di volume, come in realtà la necessità di lavorare sul volume sia andata negli anni su e giù, no? In base poi ai trend della musica, e adesso è completamente cambiata perché... Abbiamo fatto ieri un discorso, non so se forse non l'hai seguito, però poi tranquillamente spiegando come è cambiata l'unità di misura, e perciò che l'unità di misura è nel tempo e non più nel picco. Ah, sì. No, ma io parlo più della necessità di avere... il linguaggio musicale di oggi è più fatto di densità quasi, no? che di poi di vero livello, perché c'è un livello oltre il quale poi comunque è inutile, no? o comunque certo. Stanca o comunque cambia. Sì, non so perché tu dici densità, nel discorso che ho fatto ieri è quasi il contrario per me, visto che l'unità di misura è nel tempo, c'è bisogno per avere degli incisi che picchiano forte delle parti che siano vuotissime visto che si fa media, e perciò l'arrangiamento del pezzo sta cambiando molto in questa direzione, nel senso sì, che quello, in realtà se tu vuoi fra virgolette ingannare il sistema, no? Cioè, beh sì, ma quasi tutti stanno cercando di ingannare il sistema per avere poi un inciso che colpisce di più, e esatto. Aspetta, in più volevo dirti che secondo me densità, questo è un contraddittorio. No, io mi collegavo in realtà a un altro concetto, che se segui le direttive dei meno 14 eccetera, vabbè, eccetera, nessuno le segue, ti vengono delle cose spompe, capito? Certo. quindi in realtà per quanto fra, come dire, in teoria è meglio non essere tirati giù dal sistema perché comunque perdi dinamica eccetera eccetera, c'è un limite sottile, il linguaggio per cui... musicale di oggi in realtà prevede una certa densità, appunto, per cui tu non ci puoi neanche arrivare troppo non compresso, perché comunque i generi musicali di oggi non reggono questa cosa, no? Cioè, per i Pink Floyd va bene, per il pop di oggi... Ma è per questo non capisco perché tu dici densità, io penso invece il contrario, cioè oggi non è più denso. Noi nel nostro periodo 90-2000 la musica era molto densa, cioè era il prodotto finale, era molto denso, dovevamo renderlo denso, nel senso compresso, con un RMS molto alto e con pochi salti dinamici, perché la guerra era a chi usciva di più nel valore medio in quel momento, no, dell'inciso. E comunque adesso cosa invece basta un po', adesso perché... quasi non c'è più quella densità, anzi, prima di tutto per il genere che domina anche a livello sonoro, che funziona meglio, è l'hip hop. L'hip hop non è un genere denso, è un genere che ha molti bassi e che è molto frammentato a livello di arrangiamento, cioè
pochi colpi sparsi nel tempo, perciò non c'è quella densità del pop degli anni 90-2000. E questa infatti roba intendevo proprio quella cosa lì, nel senso che comunque quel, diciamo, quel bisogno di essere più alto di tutti per funzionare, in realtà è stato è stato un po' meno reso importante dal fatto che appunto la musica di oggi è meno densa e quindi è meno un equilibrio di compressori, eccetera, eccetera. Certo. Però, comunque, allora, il mio studio. Il mio studio è in realtà una stanza di casa mia che io così ho organizzato in maniera volutamente semplice, perché dopo aver aperto e chuso due, secondo me, tra le più belle stanze di mastering del mondo, dove ho speso centinaia di migliaia di euro per costruirle, eccetera, eccetera. Tu ne sai qualcosa, Michele, di quanto abbiamo speso? Ricordiamo che, tu questo non hai mai, non solo mai lesinato, ma anzi, cioè, anche l'ultimo studio, no? Il Nautilus in via dei Fontanili, insomma, era costato 200.000 euro. No, ma al di là dei soldi era proprio il design fatto, come si chiama la ditta quella inglese? ADG, cioè stiamo parlando di top di gamma, di top 10 studi nel mondo, ecco, diciamo. Esatto. Perciò mi ricordo solo la fattura, cioè non mi ricordo il numero, mi ricordo la fattura del design. Esatto. E noi avevamo una fattura che forse era, cos'era? Neanche un decimo, era meno di un decimo della tua fattura di design. Esatto. Però in realtà erano studi costruiti molto bene, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, io ho intrapreso, mi sono spostato negli Stati Uniti, diciamo, ho voluto completamente cambiare regime e quindi per molti anni ho provato il perverso piacere di riuscire a fare il mio lavoro con buoni, ottimi risultati, insomma, poi comunque i clienti mi chiamano ancora, e, non dico con il meno possibile, ma stringendo veramente all'essenziale quello che poi era necessario avere, no? Cioè, e quindi ho lavorato. Bella che, scusa, no, mi piace. Intanto dietro vedo tipo Masele che sto vedendo tipo Ancora, stringendo al necessario e vedo Rec. Ragazzi, il mastering è ancora. Esatto, perché il mastering ha ancora bisogno di qualcosa di bello. Certo, assolutamente. Anzi, in questi anni di mastering the box, mastering out of the box, ancora di più c'è bisogno delle super figate analogiche, no? Perché dipende un po' per chi lavori, no? Nel senso, perché arrivano tante cose diverse, a dei livelli diversi di, come dire, risultato. Quindi, se tu lavori per i super top professionisti, i mix ti arrivano già perfetti, nel senso, cioè tutte le decisioni armoniche o le decisioni di compressione, le decisioni di uso dello spazio, delle frequenze, eccetera, eccetera, sono già fatte, sono già perfettamente tuned. Guarda, cioè, quando mi interfaccio quelle poche volte, o anche qua in America, con top mixing engineers, Serban Genea, cioè, cosa ti dicono loro? Dicono, è meglio, it's better not to fuck up. Cioè, my job is not to fuck up. Esatto. Il problema è che questa gente che magari ha delle cifre $7,000 a mix sanno benissimo quello che stai dicendo tu, che ricevano, visto che per potersi permettere $7,000 a mix evidentemente non sei un principiante, sei qualcuno che sei un artista firmato da una multinazionale che ha già il suo quarto disco di successo, il team che ci sta intorno è un team di professionisti che non sta perdendo tempo ma sta cercando di fare un successo, perciò anche tecnicamente di solito molto preparati, ci sono sempre casi limite, ma generalmente sì, perciò chi riceve come te alla fine di una filiera, o comunque un Serban Genea che riceve un mix che è già un rough mix che potrebbe uscire, perché esatto, lo dicono devi stare tutti, molto attento a quello che fai, devi, esatto, e soprattutto devi utilizzare, oggi si è quasi ritornati all'analogico, perché in realtà certi equalizzatori, la console, il convertitore, così ti riescono a dare quel minimo, quella minima differenza in cioè riesci ad aggiungere quel qualcosa di immagini, di frequenze, senza distruggere tutto quello che c'è prima, senza cambiarlo, fra l'altro. E ora è così. Mentre in realtà, se si scende un po' di livello,
E quindi comunque i tuoi clienti sono delle persone che comunque mixano loro, producono, eccetera, eccetera, cercando di fare il loro meglio, ma non sono di quella gamma lì. Magari No. anche perché semplicemente non hanno una stanza ancora, cioè nel senso sono all'inizio di una carriera professionale, magari non hanno la stanza ancora trattata in maniera sufficientemente per fargli capire tutti i problemi di frequenza che hanno, perché è successo a tutti noi, io mi ricordo. Ma sai che l'altro giorno mi Oppure devono ascoltavo semplicemente Rosso fare Relativo, esperienza, no? sì, ma l'altro giorno mi ascoltavo Rosso Relativo, ascoltavo altri dischi che comunque sono andati benissimo. Minchia, mi vergogno, cioè non lo dico, come si dice, fintamente. Cioè, capisco che sono dischi fortissimi, cioè capisco che Tiziano era numero uno e lo è, cioè avevo un approccio nuovo, io ero giovane e ascoltavo un certo tipo di musica, però ci sono degli errori, no? Proprio banali, che adesso di intonazione della voce, magari che io non sapevo neanche ancora come usare certe cose, o cazzate, buchi di frequenze incredibili, che minchia, adesso inorridisco, capito? Però comunque poi Sì, vabbè. c'è la Sì, magia della difatti. musica che Si poi le potrebbe parlare, canzoni esatto, che... Però tu sono. dicevi, esatto, gente che arriva e che magari non ha quella... Tu dicevi, diventa cosa? Un mastering più correttivo, allora. Diventa un massimo più correttivo, anche un po' più creativo, perché Certo. comunque, se ti ricordi, Michele, nei primi, diciamo, fine anni 90, primi anni 2000, era quel periodo in cui erano un po' esplosi gli studi più economici che magari utilizzavano il Tascam, piuttosto che così, non era Pro Tools, o comunque i computer non erano ancora arrivati a un livello, No. diciamo, da poter completamente sostituire il nastro, però il nastro era già digitale, era magari in cassette VHS piuttosto che ADAT, eccetera, eccetera. E lì è proprio mancava nelle prime console digitali, nelle vecchie console analogiche semplici, diciamo, l'SSL, mancava veramente certe volte l'energia, no? Cioè, allora lì il mastering engineer che aveva, in quel caso io comunque a Londra, dovunque fosse, che avevano investito pesantemente sulla tecnologia, riuscivano a colmare quel gap di tecnologia che poi in realtà poi man mano che Pro Tools, gli altri sistemi si sono evoluti, è diventato tutto più alla portata di mano di tutti. Allora, voglio solo attaccarmi a una cosa, no? Come dici tu, questo è il problema che tu puoi avere oggi, cioè il problema, le diverse fasce di clienti, un cliente top che lavora in uno studio professionale, perciò è che devi solo stare attento a non, diciamo, non peggiorarlo, semplicemente fare un controllo con le tue orecchie, che comunque dopo 31 anni in qualche modo sono anche una Cioè, garanzia. considera anche che molti sound engineer volontariamente, cioè perché, allora, innanzitutto oggi abbiamo tutti gli strumenti per fare tutto, no? Cioè, o software o hardware, eccetera, eccetera. Quindi in realtà ti differenzi un po' per stile, per esperienza, perché comunque il produttore o il mixing engineer non ha nessuna né voglia né interesse né tantomeno è remunerativo utilizzare quel tempo per approfondire quell'argomento, tanto da Certo. poter in qualche modo riuscire ogni giorno, perché poi sai, una canzone bene riesce a tutti, cioè riuscire a Certo. produrre tutto bene, sempre a livello top, tutti i giorni, tutte le settimane, chiaramente è lì dove si differenziano i professionisti dai non. Quindi diciamo, ci sono tanti mixing engineer che volontariamente ti lasciano quello spazio perché tu in realtà in un momento diverso, in una situazione diversa, riesci a fare quell'ultimo pezzettino, gli togli, diciamo, ansia, no? Cioè, e alla fine poi loro si fidano di te. Quindi ci sono tanti generi di clienti. No, ma quello che volevo dirti io, scusa, sì, no, per questi tre step, ma la mia domanda è, stiamo parlando di adesso, no? Nel passato, invece, per esempio, quando il mastering era ancora più... Ecco, volevo dire questa cosa, velocemente, cioè il mastering fa parte di una serie di professioni, tra cui fra un po' anche la mia e quella del mixer, che spariranno sempre di più in maniera, come numeri. Rimarranno sempre i top mastering engineers, i top mixing engineers, i top producers, ma l'intelligenza artificiale, i tool che abbiamo a disposizione oggi, in qualche modo permettono a tutte le persone di fare il nostro lavoro Intanto ho in maniera spostato l'inquadratura mediamente... sul Soundtech perché vedo che giù commentano il Sì, sound. ho visto anch'io, l'ho messo, l'ho pinnato. No, per dire, no? Ma ricordiamoci che queste professioni, la tua professione negli anni 90 era veramente una professione dove, grazie anche a grandi investimenti che avevi fatto tu e tutto, cioè era la differenza tra il giorno e la notte, cioè non si poteva non masterizzare un disco, cioè non è, per diversi motivi Assolutamente. tecnici
e anche, cioè, dicelo un po', cioè, questa cosa qui, cioè. Cioè, allora, c'è stato un momento in cui c'era, diciamo, una grande creatività, sia musicale che a livello produttivo, eccetera, eccetera. E c'era un grande entusiasmo perché erano cominciate a uscire delle macchine, soprattutto dei multitraccia a nastro che si basavano su delle cassette, eccetera, eccetera, che rendevano possibile produrre dei dischi senza dover avere per forza l'accesso a degli studi che allora costavano ancora migliaia di euro al giorno, no? Cioè, quindi, diciamo, questa cosa ha scatenato la creatività e poi c'è stato il primo o comunque utilizzo dell'elettronica in maniera, diciamo, più autosufficiente, non solo come synth nei dischi, diciamo, classici, no? Cioè, sono stati degli anni rivoluzionari. E quindi chiaramente, diciamo, il livello di power che c'era nelle console digitali o nelle console analogiche a basso costo, eccetera, eccetera, ti dava assolutamente la possibilità di produrre dei dischi in maniera professionale a un quarto, un quinto del costo. Mm-hmm. Però poi alla fine mancava un po' di energia. Allora, a quel punto, venire da me o andare a Londra o comunque, insomma, negli studi che all'epoca avevano investito pesantemente in tecnologia, ti dava... C'era ancora un gap tecnologico, cioè, diciamo, quella tecnologia che avevi tu, o uno spendeva a casa propria 200 milioni di lire. Come hai fatto più? No, beh, io sono venuto dopo. Io allora, voi dovete sapere, ragazzi, che la prima volta che ho lavorato con Michele, le cose erano già bellissime, appunto, i primi Tiziano, eccetera, eccetera, e lui è rimasto talmente sorpreso, però, cioè, colpito da quello che si poteva fare, che l'anno dopo aveva già comprato quasi tutto quello che c'era in regia, perché giustamente lo voleva comunque gestire lui, no? Cioè, no, non potevo permettermi quella roba lì, però in effetti sì, no, ho capito che avevo capito quello che avevano capito tutti, che nel volume in quel periodo stava anche il segreto del successo di tante cose, perciò volevo farlo poi bene, perché avevo visto te e non volevo farlo semplicemente con cose digitali o troppo che spapolavano il suono, vabbè. Ma no, aspetta, ma volevo guarda, dirti però... si collega, secondo me, è una cosa che pensavo... No, però prima volevo dirti una cosa, perché volevo arrivare a questo e non sono riuscito a arrivarci, no. Lo studio di mastering negli anni 90, stavamo dicendo che era, appunto, faceva la differenza proprio anche dal punto di vista tecnologico. Ed era, io me lo ricordo, era quasi più importante del mix, cioè il mix veniva comunque fatto in studi professionali ad alto livello con SSL, con Neve, ma il momento che si andava da baglio, no? Perciò, perché era da baglio, non è andiamo a fare il mastering, andiamo da baglio, cioè, c'eri solo tu ed eri il migliore, perché avevi sparagliato tutta la concorrenza. E quella roba lì era vista come anche la possibilità di salvare un disco, cioè fix it in the mastering, e certe volte ci riuscivi, perché... E molti artisti, molti produttori erano, come dire, confusi dalla velocità con la quale si doveva decidere delle cose, perché loro e si potevano risolvere dei problemi che non erano riusciti a risolvere in una settimana o 10 giorni. Esatto, e quindi questa cosa li metteva... Creò il diavolo vaglio anche, il diavolo vaglio, che sembrava che tu facessi il buono, il bello e il cattivo tempo sui prodotti degli altri, per alcuni eri un idolo perché comunque risolvere problemi irrisolvibili, per altri rovinavi i dischi, che non si capisce come si possa rovinare. Certo, è ovvio che se tutto si può rovinare, se tu fai meno 15 dB su un chilo, però... Devi anche considerare che spesso c'erano comunque interessi contrastanti, nel senso, io avevo a che fare con il produttore che in realtà era molto conservativo del suo lavoro, anche perché ci aveva messo mesi e settimane a orientarsi a quelle cose lì. Però dall'altra parte avevo la casa discografica che pagava, capito, che voleva il volume e voleva il suono standard, no? E perciò, Antonio, tu hai visto delle scene durante, soprattutto, dico gli anni 90, perché gli anni 90 era ancora un momento anche in cui la tecnologia... 2000, dai, sì, no, però dico, esatto, gli anni 90, 2000, in cui la tecnologia digitale non era adatta a tutti, non era a questo livello, ovviamente. Perciò tu veramente avevi non solo potere, ma era anche un processo più lungo di oggi. Cioè, nel senso, certi artisti stavano a masterizzare un disco, io sto tutto per arrivare a un episodio mitico in cui un artista italiano stette, chi dice con la T... Stette, cos'è, in studio per quanto? 20 giorni? Un 20 mese? Non giorni, lo so. 20 giorni, sì. Cioè, vi rendete conto? 20 giorni di mastering, cioè... Sì, sì. Non e solo. Poi con la casa discografica che diceva, no, è venuto troppo, io non posso pagarti questi soldi, no? Cioè, che... detto, ragazzi, però io non è che, cioè,
io ci faccio 10 lavori in questo. No, ma la domanda ulteriore volevo dire, quante volte hai visto? Perché le ho viste io stesso quando sono andato allo Sterling a fare Buon Sangue. Mi ricordo che tu facesti mezzo disco tu e mezzo disco Chris Athens, che lui era appena uscito da queste session folli in cui aveva dovuto finire di registrare in mastering il disco di Erykah Badu perché avevano finito il budget. E per uno strano motivo, perché avevano visto il budget, sono stati una settimana in mastering a registrare degli elementi ancora che mancavano. Perciò lui sul master ha registrato tamburini, una voce, c'era il microfono in mastering, capito? Ecco, questo volevo arrivare. Ti è successo? Mamma mia, tante volte, tipo al sesto giorno di mastering arrivavano con l'M1, capito? Cioè, vi rendete conto? Cioè, questo non so, in mastering, con la tastiera, cioè, capito? Con la tastiera o con un microfono e magari registrare una voce all'ultimo momento. Sì. Io credo di aver registrato le seconde voci di Lucio Dalla su Ciao nella stanza di mastering, perché lui a un certo punto disse no, qui ci vogliono delle seconde voci e le ha volute fare, pam, così. Cioè, incredibile, cioè una roba che oggi non c'è, cioè, se lo cioè io non so, no, mi gasa ancora adesso il concetto che tu sei in mastering e dice, no, ma mancano delle voci, hai un microfono e tu dovevi avere anche magari un microfono lì, tipo... Comunque, a tutti quelli che oggi si dilettano a fare mastering, eccetera, eccetera, a casa propria, sui propri prodotti, io volevo dire una cosa. Concentratevi sul mix, ragazzi, perché certe volte, oggi soprattutto, il ruolo del mastering è un po' favoleggiato e sopravvalutato, no? Nel senso, non è quello il momento in cui... devi smanettare così, cioè è molto meglio concentrarsi a fare bene i mix, a fare bene i suoni, a arrivare già lì, capito? Che certo. Dire no, ti faccio io il mastering, perché oggi il mastering è soprattutto per i dischi importanti è diventato quasi un lavoro di super consulenza, per cui cioè ha senso, perché comunque per i budget dei dischi di oggi, alla fine una sessione di mastering con un mastering engineer, diciamo, bravo, di livello, comunque tutto sommato non è un budget che sposta, folle. Diciamo, folle, ed è un momento in cui tutto viene insieme, perché poi, diciamo, oltre che il momento creativo, c'è anche tutto il momento dei passaggi, della preparazione delle cose per iTunes, per il video, versioni diverse, le cose diverse, i titoli, gli ISRC, eccetera, eccetera. Per cui, diciamo, tu prepari il materiale proprio come una casa discografica o Spotify o Apple, e così si aspettano che arrivino con determinati standard, con determinati modi di scrivere comunque i titoli, di fare il file, eccetera. Quindi è tutto, diciamo, un lavoro di super consulenza, così. Però se siete a casa vostra a fare il mix e il mastering, date importanza al momento del mix. Perché certo. Secondo me il mastering è un po' favoleggiato. O meglio, ormai mixate e masterizzate insieme, cioè nel senso... Sì, infatti. Cioè, e poi eventualmente affidatevi a un mastering engineer vero, virtuale, qualsiasi cosa, perché la mia opinione, e per quello io ho sempre continuato a usare mastering engineer, usare te, usare altri mastering engineer, perché cioè io non, a un certo punto ho sentito così tante volte quella roba e per me quello è già giusto nel mio ascolto, in quel momento, che cosa posso fare? O smetto di ascoltarlo per una settimana, perché quella è l'unica maniera. Smetto per una settimana, lo riascolto con orecchie e provo a masterizzarlo, ma non l'ho mai fatto. Oppure invece lo do a un mastering engineer che invece non ha mai sentito quel pezzo, è neutro, ne sente 1000 nuovi di pezzi al giorno, perciò ha una media nel suo orecchio di come suona la musica in quel momento, e semplicemente mi dà una mano a dirmi va bene, non va bene, taglia qui, taglia lì. Eh sì. Ascolta, fai vedere un po' le robe, perché tutti si gantano. Dai, fai carrellata sulle... Allora, come... Aspetta. Gira in alto, bam! Esatto. Allora. Innanzitutto Miami è molto bella, perciò... Sì, Miami è bella, sì. Devo dire, si sta bene, c'è caldo. Allora, io fondamentalmente uso Pro Tools... Sì. Ho Pro Tools Ultimate perché comunque ormai ti devi abbonare a quello, eccetera, eccetera. Poi le cose mi arrivano o su come wave separati o spesso addirittura delle session di Pro Tools, quindi è proprio comodo.
ho la mia console di mastering. Allora, wow. Cominciamo innanzitutto dal clock. Sì. Io uso l'Atomic Clock. Certo. Che fra l'altro mi hai venduto tu, Michele. Ma dai, non mi ricordavo neanche che questo era il mio, pensa ragazzi. No, la parte Atomic me l'hai venduta tu, il Trinity l'avevo già da qualche anno. È vero. Poi ho i miei convertitori Prism, mm-hmm. ho un DA2, un DA1 e il mitico AD2 che io trovo proprio... Per me è assolutamente sì, sì. Il convertitore del momento, anche se è un prodotto del 94, 95, credo, come convertitore. Poi oggi è successa una tragedia. No, l'audioscope si è rotto. L'audioscope si è rotto. No, ma guarda che è successo anche a me la stessa cosa. Ma secondo me deve essere un po' un integrato, qualcosa. Una... Ah. Però adesso... Io anche chi me lo ripara, ma col corona isolamento sì. Qua sarà un casino. No, ragazzi, l'audioscope, cioè io la cosa che mi manca di più in questo momento all'home studio è il mio audioscope, perché sono quasi tentato di mettermi in macchina e andare a prendere sta carta. L'audioscope devo dire che è veramente una risorsa, perché con uno sguardo, con la coda dell'occhio, però veramente ti riesce a tranquillizzare certe volte su delle cose che se no... Guarda, ci sono anche nella chat, Audioscope, fieri di essere italiani, perché è di Roma, sono di Roma. Assolutamente, ma io qui... Non so se ci hai mai parlato tu? Eh? Ci hai mai parlato? No, non ci ho mai parlato. No, io una volta li ho chiamati perché avevo un problema, non puoi avere idea. A parte che tipo ho chiamato che era ancora l'orario di ufficio, erano già chiusi. E con un messaggio, una segreteria in romano mitica, tipo siamo chiusi, cioè ci fa capire che la gente noi ci affidiamo a questi sistemi che io ne ho comprati 3 o 4 in vita mia e sono tutti diversi, cioè la reazione dei LED è tutta leggermente diversa, però diciamo adesso non sono battute, in realtà poi sono utilissimi se li prendi per quello che sono, non è che è uno strumento preciso che ci sta dicendo però la coda dell'occhio, come dici tu, e guardi soprattutto in un'ambientazione che non è consona, cioè come questa stanza in cui sono io, mi aiuterebbe molto vederlo. E poi devo dire che io trovo comoda, chiaramente io ce l'ho collegato in analogico all'uscita della console, mm-hmm. e io in qualche modo trovo naturale la balistica di come si muovono le cose. È vero. E forse proprio perché è una macchina a sé stante, diciamo, non è non gira sul computer, certo. Non vedo latenza, quindi sì. In realtà riesco a collegare il suono e quello che vedo molto velocemente. E chiaramente con la coda dell'occhio dico, ma non saranno troppi questi 50? Pam, esatto. Guardo lì, esatto. E dico, ah sì. Sì, sì. Poi ho il mio Sadie, mitico Sadie, che in realtà è un editor audio PC. Antonio, scusa, volevo solo dirti una cosa, che può darsi che fra un minuto salti, perché dura un'ora, okay. E casomai io riaccendo e tu continui a parlare, capito? Cioè, va bene. Collegarti. Perché comunque io con questo inserisco tutti i vari codici SRC, tutto poi, certo. Quello che c'è dietro alla produzione di un CD, il DDP, eccetera, eccetera. È tutto fatto con il Sadie, dov'è qui? Esatto. Quindi in un secondo poi riesco a creare tutto quello che mi serve per casi. Poi ho il mio mitico Soundtech. Mitico! Esatto. Che è stato recappato da un tecnico qui di Miami, bravissimo, e devo dire ha un suono che fa veramente la differenza per me. La console stereo della Maselec, la MTC2, che io ho qui accanto un MTC6 surround, sì. Che non ho avuto il coraggio di vendere ancora. Madonna. Però se proprio non hai coraggio di venderlo, puoi spedirlo qui a Los Angeles. Che... E poi il Bax fisico, che a me piace moltissimo, sì. Il limiter, il Dester della mitico. Maselec, che comunque allora oggi è difficile usare dei limiter in mastering o usare dei compressori, però